Grazie, Illustra Vallardi, Presidente. Lega. A nome personale, visto che l'ottimo lavoro che abbiamo fatto in questo ultimo anno e mezzo, ma penso a nome di tutto il gruppo della Lega, rinnovo anch'io un augurio di buon lavoro al nostro caro ministro, il Patuanelli. Sicuramente buon lavoro le servirà, lo dico assolutamente con non ironia, ma perché l'abbiamo visto tutto, per recuperare questo anno e mezzo di non lavoro da parte di chi l'ha preceduta, che se fossimo in una partita di calcio, poi alla fine, come valutazione, potremmo dire sicuramente non pervenuto. E proprio su questo argomento che svolge la nostra interrogazione, che parla di Made in Italy, perché vede, Ministro Patuanelli, le eccellenze italiane, contraddistinte dal marchio Made in Italy, rappresentano una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per il nostro Paese, testimoniato anche dalla costante crescita delle nostre esportazioni, soprattutto nell'agroalimentare, dove i nostri marchi sono riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Il Made in Italy è tuttavia un marchio sottoposto ad alto rischio di contraffazione. Questo fenomeno, noto in agricoltura come Italian Sounding, consente di evocare l'origine italiana attraverso simboli, nomi, marchi, immagini che richiamano in modo ingannevole all'italianità di un alimento privo di qualunque legame con il nostro Paese. La maggioranza dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura in etichetta delle informazioni relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati, ritenendo importante avere un quadro informativo corretto e completo per poter compiere una scelta consapevole. Con lo scopo di rendere obbligatorio per specifiche categorie di alimenti l'indicazione del luogo di provenienza, quando esiste un nesso tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza, è stato introdotto l'articolo 3 bis del decreto legge 14 dicembre 2018, il 135, che è stato convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, la numero 12. Il Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, allora in carica, ha dato mandato all'Istituto del Servizio per il Mercato Agricolo Alimentare, l'ISMEA, di realizzare appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa origine o provenienza, nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. La modifica introdotta ha previsto che, successivamente al nulla osta della Commissione europea e ai risultati degli studi di ISMEA, un decreto interministeriale fra il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero per lo sviluppo economico e il Ministero per la salute, desse attuazione alla norma individuando specifici alimenti per i quali in etichetta fosse specificato il luogo di provenienza. Terminati i primi due passaggi, il decreto è stato trasmesso Concluda, al ministro senatore. Centinaio, concludo subito, al ministro Di Maio e al ministro Grillo. Chiedo quindi, signor ministro Patuanelli, se lei, e abbiamo molta fiducia in lei, se ha intenzione di portare avanti il percorso intrapreso dal governo precedente in materia di etichettatura obbligatoria e se non ritenga oggi stesso di controfirmare il decreto interministeriale per tutelare i consumatori e al contempo salvaguardare le imprese agroalimentari del nostro Paese, esempio unico di qualità in tutto il mondo, colpite dalla diffusione del fenomeno dell'Italian Sounding. Grazie. Grazie senatore. Io invito i senatori interroganti e il ministro a rispettare i tempi considerati la diretta televisiva. Prego, ministro Patuanelli. Grazie Presidente, sarò rispettosissimo dei tempi, grazie anche al Presidente Vallardi. Innanzitutto rispondo alla domanda puntuale rispetto alla sottoscrizione. Non è possibile sottoscriverlo oggi stesso, ma la Direzione Generale mi informa che in questi giorni sono in corso gli incontri tra le tre amministrazioni, anche per individuare le categorie specifiche di alimenti per le quali è obbligatorio l'indicazione del luogo di provenienza e anche per analizzare rispetto alla Commissione europea e nelle prerogative della Commissione europea il testo definitivo dei decreti. Quindi è questione veramente di giorni e dopodiché sarà mia cura sottoscrivere questo decreto assieme alle altre amministrazioni competenti. In generale, rispetto al tema dell'etichettatura, io credo che possiamo discutere di tante cose, non di una. L'ho già detto anche quando mi è capitato recentemente di essere presente al villaggio Coldiretti. È intollerabile che io oggi non sia in grado di sapere esattamente cosa mangiano i miei figli. Per cui ritengo che sia necessario procedere con l'etichettatura degli alimenti,
Dobbiamo però mettere le imprese nelle condizioni di poterlo fare, cioè i trasformatori nelle condizioni di poterlo fare, non sempre facilissimo, credo che si possa fare, non sempre facilissimo, non possiamo fare misure che poi vanno a totale detrimento della capacità produttiva dei trasformatori. Su questo, tra l'altro, c'è una cosa sperimentale che sta facendo il MISE molto importante con l'utilizzo della blockchain, che può essere un elemento, so che sembra assurdo pensare che la blockchain abbia a che fare con quello che mangiamo, in realtà può essere uno strumento di certificazione del prodotto, di quello che c'è all'interno del contenitore, che è molto facile da utilizzare per il fruitore, cioè per il consumatore, attraverso semplici dispositivi QR code, e che danno però la garanzia e la facilità all'impresa di poter dire lì dentro c'è esattamente quella cosa, perché qualche volta non sempre le imprese trasformatrici sanno, perché arrivano molte derrate da diversi settori, quindi non sempre è così facile individuare il prodotto. Questo dovrebbe essere una strada certamente futura, ma che potrà risolvere il problema. Per il resto, certamente la Direzione Centrale della Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è impegnata per garantire la tutela del Made in Italy e far sì che i fenomeni di Italian Sounding non siano, siano in riduzione, non in aumento, come purtroppo ci danno i dati. Dopodiché avevo alcuni altri elementi, ma la Presidente mi ha già richiamato una volta, conoscendo la Presidente meglio che non vada oltre anche in questa risposta. Grazie. A giorni sarà sottoscritto il decreto grazie, per le ministro, misure di tutela del Made in Italy attraverso le certificazioni dei prodotti. Ballardi. Replica Vallardi. Grazie, della grazie Lega. Ministro Patuanelli. Se è così, io non posso che il nome del gruppo della Lega che ringraziarla. Il Made in Italy e la lotta all'Italian Sounding è una battaglia della Lega da oltre 10 anni. In questo ultimo anno e mezzo ci eravamo impegnati e siamo riusciti ad approvare quel decreto che tutela sicuramente il Made in Italy, e quindi in questo momento non posso che rimettermi a lei e affidarmi alle sue parole. Però un minuto che mi rimane lo utilizzo per, se per caso il prossimo Consiglio dei Ministri lei vede il Ministro Costa, cambiando completamente argomento, parliamo di cimice asiatica. Sulla cimice asiatica siamo veramente in difficoltà. Regioni come l'Emilia Romagna, come il Veneto, hanno bisogno del decreto Habitat che sia deliberato senatore, dal Ministero dell'Ambiente. Sì, concludo subito un appello perché dica il Ministro Costa che assolutamente approvi questo decreto, perché i nostri agricoltori sono veramente in ginocchio. Ci affidiamo a lei, Ministro Patuanelli. Grazie. Senatore Vallardi. La senatrice